Buongiorno dalla redazione del Corriere di Sciacca, Giuseppe Recca in studio per le notizie di oggi mercoledì 14 dicembre. Trovato nella tarda serata di ieri il corpo senza vita del pilota del velivolo monoposto Eurofighter del 37° stormo di Trapani, caduto nel pomeriggio mentre era di rientro da una missione addestrativa. La vittima è il capitano Fabio Antonio Altruda, di 33 anni, di Caserta. Inizialmente si era detto che il pilota era riuscito a mettersi in salvo attraverso il sistema di espulsione di emergenza, ma poi si è appreso che per cause ovviamente da accertare, era rimasto intrappolato nella cabina dell'aereo senza poter lanciare l'SOS. Due persone, marito e moglie, sono state uccise a coltellate ieri pomeriggio a Racalmuto. I corpi di Giuseppe Sedita, 66 anni, e della moglie Rosa Sardo, 62 anni, sono stati scoperti al terzo piano di un complesso di abitazioni popolari. Marito e moglie sono stati trovati abbracciati. Subito dopo essere intervenuti, i carabinieri hanno fermato Salvatore Sedita, 34 anni, figlio dei due coniugi. I vicini di casa lo hanno descritto come una persona problematica e raccontano che negli ultimi giorni in casa Sedita ci sarebbero stati violenti litigi. Le bollette dell'acqua in provincia di Agrigento per il 2023 aumenteranno, ma solo del 6% rispetto allo scorso anno. Piccola consolazione dopo l'ultimo consiglio direttivo dell'ATI idrico provinciale presieduto da Domenico Gueli, nel quale è stato rilevato che si tratta di un aumento minimo rispetto ad altre zone d'Italia. L'assemblea ha esitato il metodo tariffario, annunciando che insieme al piccolo aumento c'è l'istituzione di un bonus integrativo per le famiglie svantaggiate. Dopo l'esito del riconteggio delle schede elettorali indicate dal TAR, che non ha modificato il risultato delle elezioni amministrative di Sciacca, Ignazio Messina non intende arrendersi. Il suo avvocato denuncia che ci sarebbero state almeno 10 preferenze per Messina illegittimamente non assegnate, ma che il vice prefetto incaricato del riconteggio non ha prelevato perché difformi dall'oggetto del ricorso. Messina non ha escluso nemmeno un ricorso alla stessa Procura della Repubblica. Sull'ospedale di Sciacca è ormai indispensabile un intervento diretto dell'assessore regionale alla salute Giovanni Volo, e questa è la presa di posizione del Comitato Civico per la Sanità, che rivela in una nota come l'unità operativa di ortopedia sia con soli due medici, uno è il primario su un organico di 7, uno dei due è in malattia, mentre l'unità operativa di urologia con un organico di 7 medici, di cui uno solo, il primario, in servizio. Per questi motivi bisogna affrontare urgentemente i problemi e coinvolgere l'assessorato regionale alla sanità. Calcio. Il Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha anticipato a sabato 17 dicembre alle ore 14.30 la partita tra Unitas Sciacca e Nissa, valevole per la 15ª e ultima giornata del girone di andata del campionato di eccellenza. La richiesta era stata presentata dalla società neroverde d'intesa con quella nissena, una scelta dettata dalla quasi concomitanza tra le partite del turno domenicale e la finale dei campionati mondiali di calcio in programma domenica 18 dicembre alle ore 16. È tutto per questa edizione, grazie e buona giornata, restate con noi più tardi, le altre notizie flash.